ragazze e ciao ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale. Allora, oggi altro video particolare, altro video di chiacchiericcio. Di solito quando mi vedete in questa postazione è perché magari o vi faccio un video haul o vi faccio un video molto chiacchierato. In questo caso non è un video haul, anche perché col fatto che non si può più acquistare niente, anche ho visto su Amazon, insomma, tanti articoli sono stati appunto eliminati, quindi bisogna acquistare solamente cose di prima necessità. Oggi non vi farò un video haul. Allora, questo è un video molto particolare, è un video specialmente, diciamo, dedicato alle donne. Non so se vi ricordate, almeno voi che state continuando a seguire il mio canale, ovviamente chi non segue il mio canale non sa di che cosa sto parlando. Comunque, se siete interessati a seguirmi, a vedere insomma tutti i miei video, a vedere tutte le cose che io vi faccio all'interno del mio canale, è molto molto semplice e soprattutto gratuito, quindi non dovete pagare niente e non dovete cliccare nessun cookie fastidioso. Dovete solamente cliccare il pulsantino che trovate sotto questo video, iscriviti e, molto importante, attivate la campanellina delle notifiche. Mi raccomando, attivate tutte le notifiche della campanellina, così che potrete ricevere, diciamo, notifiche sui miei prossimi nuovi caricamenti video, quindi sarete sempre aggiornati. Quindi se mi volete continuare a seguire, iscrivetevi. Se volete potete anche seguirmi su Instagram, mi trovate a eleonoraocchibelli81, dove anche lì vi metterò alcune foto e alcune stories su alcuni aggiornamenti video che vi metterò qua su YouTube. Quindi anche attraverso Instagram vi informerò e vi terrò, insomma, informati. Allora, ricapitoliamo. Come vi dicevo, tempo fa, ora non mi ricordo all'incirca quanto tempo, comunque tempo fa, vi avevo fatto un ultimo video inerente, diciamo, al mondo femminile, quindi alla gravidanza. Vi avevo detto in questo video che non vi avrei fatto più video inerenti a questo argomento, proprio perché, come vi avevo spiegato in quel video, io e mio marito avevamo deciso di lasciar perdere, diciamo, tutta la situazione medica, quindi di non rivolgerci più a nessun centro per la fertilità e di fare le cose molto naturali possibili e di prendere la vita così come veniva. Così abbiamo fatto. Ora non mi ricordo quanto tempo è passato da quel video, comunque è passato qualche mese. Insomma, così abbiamo fatto. Quindi abbiamo fatto la nostra vita di sempre, non ci abbiamo pensato più di tanto. Diciamo che noi donne il non pensarci è molto difficile, no? Però insomma, cioè, ho cercato di fare la mia vita, ho cercato di fare le mie cose, mi sono magari buttata magari su una cosa che a me piace tantissimo. In questo caso mi sono buttata tanto, tra virgolette, tra il giardinaggio, perché io non è che ho giardino, però mi piace coltivare le piante, mi piace coltivare fiori, quindi diciamo mi sono buttata tanto su questo. Poi ultimamente, con questo fatto del coronavirus, è un altro pensiero in più, quindi diciamo che il pensiero della gravidanza è stato, diciamo, surclassato da questo pensiero del insomma di questo virus, e quindi diciamo non ci abbiamo pensato più. Ovviamente abbiamo continuato a fare le nostre cose, abbiamo continuato a ricercare in modo molto tranquillo e molto naturale, quindi non abbiamo fatto programmi, non abbiamo usato stick, non abbiamo usato temperature basali, cioè così proprio come veniva, come appunto vi avevo detto nell'ultimo video, no? Che secondo me prendere la cosa troppo di testa, come giustamente anch'io all'inizio avevo preso, è un po' controproducente, no? Quindi cercare di prendere le cose molto naturali possibili. Se viene, viene, se non viene, pazienza, cioè nel senso non è che finisce qui il mondo. Diciamo che ora come ora abbiamo problemi molto più grandi a cui pensare, quindi diciamo che questo della ricerca della gravidanza in questo momento era l'ultimo problema a cui noi in questo caso pensavamo, anche se ovviamente, come vi ho detto, continuavamo sempre a ricercare, perché ovviamente se uno vuole un figlio giustamente continua a ricercare. Quindi cosa è successo? È successo questo. Allora, praticamente vi spiego un po' in due parole, no? Io diciamo sono 3 anni e 6 mesi che ricerchiamo questa gravidanza. Vi dico questa cifra esatta proprio perché in settimana sono, diciamo, ritornata a far visita a un sito, a un vlog dove anch'io partecipavo. Si chiama Periodo Fertile, ecco, il vlog dove io insomma ho partecipato un annetto e qualcosa si chiama Periodo Fertile. Io cosa ho fatto questa settimana, appunto, per, diciamo, questa motivazione che vi sto facendo
questo video stamattina, sono ritornata in questo vlog per fare una semplicissima domanda. Infatti da lì praticamente io al momento della registrazione avevo messo anche, diciamo, la data di inizio della ricerca della gravidanza, e quindi mi dà una specie di conteggio dove io posso vedere il tempo che sto impiegando per ricercare questa gravidanza. Quindi il tempo era 3 anni e 6 mesi precisi, giusto, quando era sabato sera. Sì, sabato sera, perché io, fatemi pensare una cosa, allora io gli ho mandato un messaggio a mia sorella. Sì, sabato sera. Quindi sabato sera io sono ritornata all'interno di questo vlog, ho fatto questa mia domanda e ho visto che erano passati 3 anni e 6 mesi precisi. Quindi cosa è successo, abbreviando un po' la situazione, no? È successo questo, che sabato sera praticamente era l'ultimo giorno del mio ciclo mestruale. In che senso? Era il 28° giorno, quindi domenica mattina mi dovevano venire le mie cose, quindi mi doveva venire il ciclo, no? Io premetto che qualche mese fa, quindi 2 o 3 mesi fa, ho acquistato tramite Amazon dei test di gravidanza, non test di ovulazione, ho acquistato solo test di gravidanza, quelli, diciamo, on step, quelli canadesi, che costano veramente pochissimo. Vi faccio vedere quelli che ho acquistato io. Ho acquistato questi qui sono della Femometer, questi qui. E sono molto pratici, perché praticamente cosa fanno questi test? Vabbè, oltre a fare il test normale di gravidanza, attraverso un'applicazione che potete scaricare tramite Android e tramite iOS, potete, diciamo, catalogare tutti i vostri test per tenerveli, insomma, per fare una specie di cartella. Quindi anche i test di ovulazione di questa marca potete fare questa cosa. Quindi attraverso questa applicazione potete catalogare tutti i vostri test senza magari attaccarli come si faceva prima su un foglietto e scrivere a penna. In questo caso c'è questa applicazione che vi aiuta. In più questa applicazione vi permette di facilitare la lettura dei vostri test. Quindi cosa va a fare? Va a fotografare il vostro test, sia di ovulazione che di gravidanza, e vi dà, diciamo, il responsor di questo test. Allora, diciamo che a me sinceramente questa applicazione, per quanto riguarda il test di gravidanza, non è che ha funzionato tantissimo, anche perché non riuscivo a leggere bene il test, insomma, mi faceva un po' di casino, diciamo. Quindi non è che l'ho utilizzata moltissimo questa applicazione, però se siete interessati all'acquisto di questi test, comunque io vi metterò il link sotto o giù nel video diretto per andare su Amazon per l'acquisto di questi test, che sono 25 test, vi faccio vedere, io ne ho utilizzati un po', vedete, sono 25 test, vi arrivano all'interno di questa confezione con appunto il libricino informativo, quindi il bugiardino, e all'interno trovate anche, diciamo, un piccolo contenitore in plastica rigida dove appunto depositare la vostra urina. Quindi diciamo che all'interno di questa confezione avete tutto il necessario per poterli effettuare. Questi sono classici test canadesi, anche se cambiano la marca sono uguali a tutti gli altri canadesi, non cambia niente, solo che li ho pagati molto molto poco, mi sembra che 25 test li ho pagati sulle 8 euro. Comunque vi metto il link, come vi ho detto, giù nel box informazioni, quindi potete andarlo a vedere, in tal caso se volete le potete anche acquistare, insomma vedete voi. Comunque io ho lasciato una buona recensione perché sinceramente a me hanno sempre funzionato, no? Quindi che cosa è successo? È successo questo. Allora, prima di tutto devo dire che non sabato ma il venerdì pomeriggio, quindi non li ho fatti la mattina, li ho fatti sempre negli orari pomeridiani o nell'orario serale, anche perché i test di gravidanza di solito si fanno la mattina con le prime urine, no? Però io, siccome l'avevo lì per curiosità, insomma, l'ho fatto anche durante il giorno, tanto se mi deve dare negativo me lo dà sia la mattina che il pomeriggio, quindi poco male, e quindi il venerdì pomeriggio mi sono fatta questo test. Ho fatto questo test mano a mano che, diciamo, l'urina scorreva all'interno della finestrella, si cominciava leggermente a colorare la linea quella di test, quindi la linea quella del positivo, no?
Io ho detto, ma sicuramente poi quando comincerà a asciugare esalerà, perché può essere anche una ghostline e poi se ne andrà via, no? Invece questa cosa non è successa, perché io neanche dopo 3 minuti praticamente appariva questa leggerissima finestrina colorata, questa leggerissima righina. Ora ve la faccio vedere, se non riuscite a vederla attraverso il video vi metterò le foto, diciamo, di questi test all'interno di questo video, così potete vedere. Comunque ve lo faccio vedere così, non so se riuscite a vederla, non so, comunque se non riuscite a vederla, io come vi ho detto vi metterò, diciamo, la foto del test qui da una parte al video. Quindi questa cosa, insomma, mi ha lasciato un punto interrogativo, no? Perché ovviamente se anche voi state ricercando la gravidanza e ancora non l'avete ottenuta, avete fatto anche voi tutti questi test di gravidanza, sapete benissimo che i canadesi, specialmente questi che sono, diciamo, test molto precoci, quindi si possono fare anche prima nel ritardo mestruale, se sono negativi non c'è Cristi, sono tutti bianchi, quindi non appare neanche la ghost line, che sarebbe quella, la riga, diciamo, di evaporazione sul grigiolino, non appare neanche quella. Cioè io in 3 anni e 6 mesi ho sempre visto i miei test completamente bianchi. Questa volta però c'era questo accenno di linea rosa, perché poi è ancora rimasta rosa, che mi ha fatto un po', diciamo, venire un punto interrogativo, no? Quindi ho detto, ma allora, come sintomi, sinceramente, io, a parte il seno, cioè io di solito, a me dopo l'ovulazione il seno, insomma, fa sempre un po' male, no? Però questa volta, diciamo, mi è durata per tutto, diciamo, l'arco del periodo post-ovulatorio, quindi del periodo dopo l'ovulazione, per intendersi, nel periodo luteinico, no? Diciamo che il seno nel periodo luteale fa sempre un po' male, anche perché per causa del progesterone, insomma, si alza questo progesterone e questo progesterone fa sì che il seno cominci a dolere, quindi a fare male, no? Però era il male, diciamo, era lo stesso, perché non è che c'avevo questo grande dolore di seno, però era un pochettino più gonfio rispetto al solito, ma leggermente, cioè io lo vedo ad occhio perché ormai dopo tanti anni, insomma, conosco il mio corpo e lo vedo, era leggermente più gonfio del solito e mi doleva, diciamo, da più tempo. E la cosa che mi ha fatto, insomma, fare questo test il venerdì, quindi ieri l'altro praticamente, no, sì, vabbè, venerdì comunque, è stato il fatto che il seno di solito, quando mi deve arrivare il ciclo, 2 giorni prima praticamente mi si affloscia, insomma mi si sgonfia praticamente, mentre questa volta era sempre bello turgido, abbastanza turgido, e mi faceva sempre male. Allora, scusate, riprendiamo perché mi ha suonato il postino. Allora, quindi diciamo che, dove ero rimasto, non mi ricordo più, del seno. Allora, praticamente questo seno di solito, come vi dicevo prima, quando mi deve venire il ciclo mestruale, quindi 2 giorni prima dell'arrivo del ciclo, diciamo mi si sgonfia, quindi mi si affloscia. Mentre in questo caso, questa volta non era successa questa cosa, ma era rimasto abbastanza turgido e un pochettino dolente. Ovviamente non è che mi scoppiava come magari si legge in tanti vlog, no? Di queste persone che magari hanno questo seno talmente doloroso che non lo possono neanche toccare. Io in questo caso, cioè, nel senso, lo toccavo, sentivo un po' di dolore, però non è che c'avevo questo male assurdo. E un'altra cosa che, diciamo, mi aveva fatto non sperare, però insomma mi aveva lasciato un punto interrogativo, era il fatto che diciamo quel venerdì lì avevo avuto un forte eritema della pelle, tutto praticamente, che circondava tutta la zona dell'attaccatura dei capelli, quindi in tutta questa zona mi era venuto questo forte eritema, perché io, diciamo, quando sono sotto stress o quando ho un periodo, magari sono vicino al ciclo, magari ho un periodo, diciamo, un po' sballato, mi viene un pochettino di eritema, quindi la pelle qui in questo caso mi si arrossa, mi comincia a prudere e poi mi si praticamente mi si secca, mi vengono tipo
tutte delle scagliettine, quindi comincia a screpolarsi, no? E quel giorno lì praticamente avevo questo forte eritema, quindi avevo questo forte prurito in tutta questa zona. Infatti mi ricordo che il venerdì sera avevo una pomata, diciamo, un po' cortisonica, quindi la misi proprio in questi punti perché avevo proprio questo prurito molto forte e questo arrossamento. Creme non ne avevo date, anche perché stamattina è il primo giorno, insomma, che mi trucco. Poi non mi sono mai data un filo di trucco, non mi sono neanche mai data creme, cioè diciamo che ero un po' così all'acqua di rosa in questi giorni. E quindi, insomma, avevo questo forte eritema e questa cosa, insomma, mi aveva messo anche un punto interrogativo, perché dicevo, porca miseria, ma come ha fatto a venire tutto questo eritema? Cioè, di solito ogni tanto mi viene, però magari solamente in un punto e un pochettino, cioè non così veramente tantissimo. Cioè, questa parte, l'attaccatura dei capelli fino, diciamo, dietro l'orecchio, era completamente rossa e mi prudeva da morire, no? Che, boh, vabbè, anche lì. Diciamo, non so se potrebbe essere un sintomo o cosa, però non mi era mai successa questa cosa. Poi per il resto di altri sintomi, no, magari un pochettino di mal di testa, ma proprio un mal di testa che di solito mi viene sempre durante, diciamo, il periodo post-ovulatorio, quindi quei 2-3 giorni di mal di testa, quindi non è che l'ho, diciamo, classificati come un sintomo, diciamo, no? Quindi niente, questo test di questo venerdì pomeriggio, insomma, mi aveva fatto un pochettino sperare, no? Più che altro mi aveva messo un po' di pensieri. Poi cosa ho fatto? Sabato pomeriggio, ovviamente avevo appena mangiato, avevo bevuto a tavola, quindi quando sono andata in bagno ho rifatto un altro test e questa volta la linea era un pochettino, cioè leggermente più visibile rispetto a quell'altro. Ora ovviamente questi test si sono un po' seccati, quindi ora questa qui magari non l'ho riuscita a vedere, anche perché era un momento che avevo bevuto tantissimo. Non so se la vedete. Comunque c'è una leggera ombra qui da una parte, non so se riuscite a vederla. Comunque qui era apparsa una leggera ombra, quindi se quello di venerdì era leggermente positivo e quello di sabato, dopo aver bevuto e avendolo fatto poi il pomeriggio, neanche la mattina con le prime urine, c'era sempre questa leggera linea rosa, no? E dicevo, ma secondo me qualcosa c'è, perché voglio dire, io questi test l'ho sempre fatti e non l'ho mai visti così, no? Quindi va bene. La sera del sabato sera, quindi ieri l'altro, ritorno in bagno, ovviamente anche lì avevo mangiato e avevo bevuto, ritorno in bagno e rifaccio un altro test e questo qui è stato il test decisivo, cioè il test che mi ha fatto proprio capire che non mi sbagliavo. E ora ve lo faccio vedere, che li ho lasciati tutti, perché visto che io in 3 anni e 6 mesi non ho mai visto un test positivo, diciamo me li sono lasciati un po' per ricordo. Ora è un po' più sbiadito perché ovviamente sono 2 giorni che l'ho fatto, però quando l'ho fatto, che si è colorato subito, era di un bel rosa abbastanza intenso, ed è questo qui. Vedete quella linea leggermente sbiadita? Ora ovviamente si è sbiadita perché è 2 giorni che è dentro il pacchettino, quindi un po' si è sbiadita. Comunque, come vi ho detto, vi metterò le foto di tutti i test all'interno di questo video, così almeno vedete, diciamo, la colorazione dei test che è andata piano piano a intensificarsi, no? Quindi cosa ho fatto? Ho mandato subito la foto a mia sorella, perché ovviamente mia sorella, diciamo, doveva essere la prima in questo caso, non so, mi è venuta così spontanea. Ho fatto la foto, gliel'ho mandata a mia sorella, gli ho detto credo di essere incinta, no? Gli ho, con tante faccine che piangevano, e mia sorella non l'aveva visto il messaggio, quindi l'ho chiamata e hanno detto, hai visto cosa ti ho mandato, no? E lei mi ha detto, no, ancora non l'ho visto, no? Ho detto, vai a vedere. Insomma, andata a vedere, mi ha detto, questo qui, no, insomma, può essere positivo, no, di qui e di là. Mi ha detto, domattina vai subito in farmacia, vai a prendere un test della Clearb, così ti togli ogni pensiero e ogni dubbio, no? Perché diciamo che io sinceramente non avrei mai pensato di avere questa reazione, no? Cioè avrei pensato, no? Ho detto magari, che so, vedo il mio primo positivo, che so, comincio a urlare, a sbraitare come una matta, no? Oppure, che so, comincio a piangere, non lo so, qualcosa avrei fatto, no?
Invece la mia reazione è stata una reazione tra misto incredulità e misto, diciamo, paura di crederci troppo, no? Di prendere, diciamo, una cantonata. Però l'avevo lì davanti, questo test molto chiaro, molto definito, cioè nel senso non lasciava niente al caso, quello era, e quindi insomma era un po' così titubante, quindi non c'è stata neanche una reazione da parte mia, no? E mia sorella al telefono mi fa: ma gliel'hai detta a Marco, no? Ho detto: ora lo chiamo, ero lì in bagno con la porta chiusa, apro la porta e mi faccio: Marco, puoi venire un attimo di qua? E lui: che è successo? Che è successo? Ho detto: no, vieni che ci ho fatto vedere una cosa, no? Che mentre io ero seduta sulla tazza, sul gabinetto praticamente, lui è arrivato in bagno, gli ho fatto: guarda un po', e gli ho messo il testo così davanti, no? E lui mi ha detto: che è? Ho detto: come che è? Non lo vedi che è il testo? E lui: guarda, e hanno detto: è positivo, lo vedi, c'è due linee. E lui mi ha guardato, non mi ha fatto: via su, ora non è proprio il momento, eh? E è ritornato in sala praticamente, no? Anche perché, da premettere, che lui praticamente quel giorno lì, diciamo la notte prima, era stato male di stomaco, quindi anche qualche linea di febbre, quindi quel giorno lì praticamente era un cadavere. Poi insomma voi sapete gli uomini come sono, no? Quando hanno un minimo di febbre o hanno qualcosa che li sente, sembra che muoiano da un momento all'altro. Quindi era, diciamo, sul divano, è stato tutto il giorno sul divano e sembrava quasi morisse, no? Quindi praticamente la sera era proprio rincoglionito al massimo. Quindi io spero proprio, insomma, che questo suo, diciamo, non titubare, però questa risposta un po' così, un po' fredda, sia stata dovuta anche dal fatto che magari è stato male tutta la notte, era stato male tutto il giorno, no? Quindi anch'io sono rimasta un po' così, no? Perché è partito e è andato in sala, no? E la mia sorella mi ha fatto: che ti ha detto? Ho detto: mi ha detto che ora non è proprio il momento. E la mia sorella è rimasta lì, ha detto: come non è il momento? Ha detto: sono 3 anni, ma 4 anni che l'ho cercato, ora non è il momento, cioè è arrivato, non è il momento, cioè non sono. Ha detto: ma ha capito quello che gli hai fatto vedere, quello che gli hai detto? Perché ha detto: mi sa che non la mia ha capito bene, mi sa che glielo devo rispiegare a modo, perché mi sa che non ha proprio capito niente, no? Che io ero sempre un po' l'incredula, avevo sempre questo test davanti, lo guardavo perché dicevo: porca miseria, ma è fatto così un test così? Perché io in questi anni non ne avevo mai visto uno, quindi insomma, cioè volevo capire bene, volevo capire se ci vedevo bene, perché ho qualche problemino di vista, però insomma la linea la vedevo, mi sembrava di essere così cieca. E quindi insomma era un po' così titubante, no? Anche al telefono con la mia sorella era un po'... cioè non sapevo se crederci o non crederci. Infatti lei mi continuava a dire: sì, ma te domattina vai a prendere il test, mi raccomando, vai, vieni, mi raccomando, poi fammi sapere. Oh mamma, mi raccomando, vallo a prendere, sì, va bene, vado a prendere. Che nulla, dopo si è chiusa la telefonata, ovviamente lei mi ha detto: guarda, prima di dirlo a tutti, cioè anche a mio padre, aspettiamo un attimo, fai il test domattina, se vedi che insomma ti dà quello che ti deve dare, allora poi lo dici anche a papà, no? Quindi niente, io lo sapeva solamente lei, in quel momento è solamente mio marito. Quindi nulla, quando poi ho attaccato la telefonata, sono ritornata in sala, mio marito, ho detto: ma ascolta, ma hai capito o non hai capito? Perché io sono rimasta un po' così, no? Da quello che te mi hai detto, no? E lui mi ha detto: ma io che so, ha detto, ma te sei sicura? Ha detto, perché ha detto, io non è che ci voglio tanto credere, perché poi giustamente uno ci può anche rimanere male. Dopo tanti anni uno si può anche illudere, no? Ho detto: guarda, ho fatto vedere il test, ma vedi, questa lineetta è la lineetta del test e questa lineetta è la lineetta del positivo. Ho fatto della scatolina e lui mi ha detto, è rimasto così, no? Però quella sera lui non mi ha praticamente più detto niente di questo fatto, no? Quindi niente, io nel mentre ho mandato un messaggio a un amico di mia sorella che è un ostetrico, gli ho mandato un messaggio con questa foto e gli ho detto: ma scusa, ha detto, ma te che pensi, no? Può essere positivo questo test? E lui dopo un po' mi ha, diciamo, risposto e mi ha detto: guarda, a vederlo così sì, è positivo, però ha detto, io ti consiglio magari anche domattina di andare a fare l'analisi del sangue, quindi l'analisi delle beta, per capire il valore che ha insomma questo test, no? E io ho detto: va bene, ho detto, ora poi anche con questo fatto che c'è questo virus, insomma, dovevo un po' capire come poter fare, insomma, in questo caso penso che ci si potesse spostare, insomma, in caso di salute, come appunto il decreto dice, ci si può spostare. Quindi avevo pensato che magari, ovviamente non lì domani perché era domenica, insomma, era ieri, quindi però stamattina sarei dovuta andare a fare queste analisi, no?
E niente, vi parlavo prima del blog, quindi sono entrata in questo blog e ho fatto questa domanda mettendo questa fotografia di questo test positivo. E insomma tutte mi hanno detto sì è positivo, sì è positivo, insomma congratulazioni, mi raccomando fai un altro test domattina, no? Di qui e di là, su e giù. Vabbè, insomma lì ci cominciavo a credere un po' di più, no? Sono andata a letto tranquilla, ovviamente c'avevo sempre un po' quel tarlo, quel pensiero nella testa, no? Però insomma sono andata a letto tranquilla. Sta di fatto che la mattina verso le 5 e mezzo, le 6, ho cominciato a sentire dei forti dolori alla pancia. Un po' i classici dolori mestruali, ma molto più forti, che mi prendevano anche la parte dietro, la parte dei reni, molto molto forti, no? E lì, insomma, mi è venuto già il pensiero che c'era qualcosa che non andava bene, perché insomma questi dolori, io capisco che magari un leggero dolorino si possa sentire all'inizio, no? Anche perché insomma si deve un po' assestare, l'utero si deve preparare e quindi qualche dolorino all'inizio ci può essere, qualche dolorino anche tipo inizio ciclo, però questi erano dolori forti, cioè nel senso mi piegavo andando nel letto dal dolore. Quindi che ho fatto? Mi sono alzata, sono andata in bagno e ho avuto queste perdite di sangue molto rosso, quindi molto rosso e molto abbondante. E questi dolori veramente di reni, di ovaie, di pancia, veramente fortissimi, che me li sono portati praticamente fino alla domenica, fino a ieri sera praticamente, avevo questi dolori fortissimi alla pancia. E quindi niente, io ovviamente avendo questo test positivo e essendo arrivato il ciclo la mattina dopo, cosa ho fatto? Prima di tutto ho mandato un messaggio a mia sorella che era arrivato il ciclo, perché lei ovviamente la mattina dopo si sarebbe aspettata magari un altro test di gravidanza, però in questo caso gli ho mandato un messaggio e gli ho detto che avevo avuto questo forti dolori di pancia e che mi era ritornato il ciclo, quindi sicuramente era stato diciamo una biochimica, quindi un aborto molto molto precoce. In questo caso la biochimica che cos'è, no? Perché magari alcune di voi che ricercano la gravidanza non hanno mai avuto questa cosa. La biochimica non è altro che l'embrione ovviamente si è attaccato alla parete uterina, quindi l'ovulo è stato fecondato, si è attaccato alla parete uterina, però diciamo la placenta non è riuscita a formarsi bene, o magari c'è stato un problema cromosomico diciamo dell'embrione oppure dello spermatozoo, quindi diciamo che è stata fatta come una selezione naturale. In quel caso c'era qualcosa che non andava bene e la selezione naturale ha deciso di non mandare avanti questa cosa, quindi è stata diciamo biochimica, perché si dice biochimica perché dal momento che l'embrione si impianta nell'utero comincia a rilasciare diciamo le beta HCG, quindi comincia a lasciare questa diciamo sostanza biochimica, chimica diciamo, che viene poi letta tramite l'urina o tramite il sangue. Quindi le beta HCG vengono gradualmente rilasciate nel sangue e nell'urina, quindi già quello è un inizio di gravidanza, però purtroppo non è andata, quindi diciamo si è interrotta subito, quasi subito, perché insomma i test positivi li ho avuti il venerdì e il sabato a crescere, perché poi il sabato sera ovviamente era molto più intenso e poi la domenica notte ho avuto questa cosa, quindi mi è ritornato il ciclo. Quindi io cosa ho fatto? Gli ho mandato un messaggio anche a questo ostetrico che mi ha confermato che era una biochimica, quindi che la cosa non era andata come doveva andare. Ovviamente le biochimiche possono succedere a tutte le donne, è una cosa che succede frequentemente, diciamo che tantissime donne nemmeno se ne accorgono, perché se io non avessi fatto quei due test venerdì e sabato e non avessi visto il positivo non me ne sarei mai accorta, quindi diciamo che tante donne manco se ne accorgono, perché appunto non hanno diciamo questa biochimica, non ti dà dolori, non ti dà cose diverse rispetto diciamo a un ciclo normale, cioè il ciclo ti ritorna magari leggermente più abbondante, leggermente più scuro, però insomma ti ritorna e basta e niente, e quindi non è andata purtroppo. Però insomma già il fatto che ho avuto il mio primo positivo in tutti questi anni insomma mi rallegra, diciamo mi rende abbastanza positiva. Però insomma mi dispiace, perché dopo tutti questi anni passati tra dottori, analisi e tutto il corrimi dietro, un po' speranze, un po' pianti, un po' litigi, insomma il fatto di averla acchiappata e poi che ti sia volata così in un istante, insomma
È una bella botta, sinceramente, però io l'ho presa, diciamo, abbastanza bene. Anche perché con il fatto che durante tutte le mie visite, durante tutti i nostri analisi, non è mai uscito niente di negativo, quindi prima o poi qualcosa doveva succedere. Ovviamente io ci impiego magari più tempo rispetto a tantissime altre donne, però insomma, ho aspettato, ho continuato a fare la mia vita come ovviamente anche mio marito, quindi abbiamo continuato a fare la nostra vita di sempre e il caso ha voluto che arrivasse proprio in questo momento anche in concomitanza di questo benedetto virus. Però insomma il nostro positivo lo abbiamo visto anche se per poco tempo, perché appunto lo abbiamo visto solamente per un giorno e mezzo, diciamo. Dopodiché insomma tutta la storia si è andata a concludere appunto domenica notte con questo ciclo. Però insomma, questo mi fa capire che, come gli ho detto a mio marito, che siamo buoni, insomma, non si andiamo a buttare via. Quindi ovviamente continueremo a fare la nostra vita, continueremo a provarci come ci abbiamo sempre provato e che Dio ce la mandi buona. Insomma, la speranza è sempre l'ultima a morire, no? In questo caso la mia speranza si è fortificata proprio dal fatto di questo test positivo, insomma, che ho visto a distanza di tutti questi anni. Quindi sono ancora più positiva. So che magari tantissime donne quando hanno questa tipologia di mini aborti, insomma, anche psicologicamente sono abbastanza turbate perché appunto un po' tutto il tempo che uno ci mette a fare questa ricerca, un po' magari tutto lo stress che ha vissuto durante tutta questa ricerca, vedere un positivo che ti viene soffiato via così da un momento all'altro, cioè non ti dà neanche proprio il tempo di poter gioire, di poter crederci, no? Che tutto va a sfumare in un istante. Però insomma io l'ho presa diciamo abbastanza bene, quindi sono ancora più carica e sono ancora più positiva di questo fatto. Insomma mi ha dato diciamo una spinta in più per credere che prima o poi insomma ce la faremo anche noi, proprio perché insomma questo positivo, bene o male, anche se se n'è andato via in poco tempo, è arrivato, quindi sono positiva, quindi non mi butto giù, non mi rattristo, anzi, diciamo, mi rallegro di questa cosa perché nonostante lo abbia perso così, diciamo, in modo molto prematuro, però, questo mi fa capire, insomma, che posso avere, cioè che io e mio marito possiamo avere figli, quindi non abbiamo nessunissimo problema. Ovviamente magari siamo una coppia che ci mette un pochettino più tempo per appunto avere questi figli, però insomma piano piano e sperando sempre insomma che qualcuno di lassù insomma ci mandi un'altra volta questo positivo, insomma io sinceramente sono positiva. Ora mio marito è rimasto un pochino scettico e un pochino deluso, però insomma noi la mattina dopo, quindi la domenica mattina, ne abbiamo parlato mentre facevamo colazione e gli ho spiegato che cosa era successo. Però insomma già il fatto che avevo visto questo positivo, anche lui un pochettino di più si era serenato, anche perché insomma per un uomo 3 anni e 6 mesi di ricerca e non vedere mai un positivo è abbastanza frustrante, no? Perché uno può dire, sono io che non, magari non sono buono, non sono adatto, magari non siamo una coppia compatibile, no? Però già questo fatto che insomma la fecondazione c'è stata e un microimpianto c'è stato, purtroppo non è andato a buon fine, insomma ci ha fatto tra virgolette rasserenare tutte e due e sperare magari in qualcosa di migliore più in qua. Quindi io sinceramente non mi butto giù. Ovviamente vi ho voluto aggiornare su questo fatto perché ovviamente voi per quanto riguarda questo mio trascorso, per quanto riguarda questo mio percorso, sapete tutto perché vi ho raccontato tutto dall'inizio, quindi avete vissuto con me tutta questa catartica vicenda, molto sofferente, molto dolorosa, a tratti diciamo gioiosa, perché magari mi avete visto anche gioire quando ho cominciato a affrontare determinate cure, mi avete visto disperata, insomma mi avete visto in tutte le salse praticamente, e quindi vi volevo diciamo tenere aggiornati su questo fatto. Quindi mi raccomando ragazze, se vi capita questa cosa, di avere questa biochimica, quindi se vedete un test positivo e magari il giorno dopo, 2 giorni dopo vi arriva il ciclo, sappiate che insomma
avete portato a termine quello che volevate, quindi avete ottenuto, diciamo, questo concepimento, però purtroppo, diciamo, per qualche motivo la selezione naturale ha pensato di non mandare avanti questa cosa, quindi ha deciso di, insomma, di eliminare questa cosa. È una cosa fisiologica, ovviamente non vi dà problematiche, vi fa venire il ciclo tranquillamente, quindi non dovete fare raschiamenti, non dovete fare nient'altro. L'unica cosa che magari potete fare è fare, diciamo, l'analisi delle beta HCG per vedere se il valore delle vostre beta scende, anche perché questo va constatato per quanto riguarda poi la ricerca successiva il mese dopo. Comunque io non farò queste analisi perché tanto, insomma, mi è venuto il ciclo, piano piano queste beta scenderanno da sole, e insomma di qui a quando poi riproveremo, insomma, qualche giorno passa, quindi penso di essere pronta per continuare la mia ricerca, quindi non vi preoccupate. So che è una cosa spiacevole, perché insomma lo è stata anche per me, però non vi abbattete, cioè il fatto di vedere già un positivo è una cosa, scusate il gioco di parole, positiva, perché insomma vi fa capire che potete ottenere tranquillamente la vostra gravidanza. Ovviamente c'è chi ci mette più tempo come me, e ovviamente c'è chi ci mette meno tempo, però insomma è una cosa fisiologica, è una cosa che succede a tantissime donne. L'importante è che non succeda tante volte, cioè insomma tenete monitorata la situazione. Ora, fino a che succede una volta, uno, cioè, ci può anche stare. Quando comincia a accadere più volte, magari uno cerca di capire come mai e cerca di risolvere magari questa situazione parlando con il proprio ginecologo. In questo caso io ovviamente per il momento sto tranquilla, per il momento farò quello che devo fare come ho fatto fino adesso, senza pensare più di tanto. Ovviamente ora un pensierino in più ce lo metto, perché avendo avuto un positivo, insomma un pensierino in più ce lo metto, però cercherò di vivere la cosa più tranquillamente possibile, ancora più tranquillamente possibile, visto che insomma l'obiettivo l'ho raggiunto, perché l'obiettivo mio era capire se io e mio marito eravamo in grado di avere questi figli, quindi abbiamo capito che bene o male siamo in grado, anche se ci mettiamo un pochettino più tempo rispetto agli altri, quindi siamo positivi e andiamo avanti per quanto riguarda la nostra ricerca della gravidanza. Quindi spero di darvi prestissimo nuovi aggiornamenti. Quindi io, ragazze e ragazze, cosa vi devo dire? Vi devo dire che vi saluto. Ovviamente in questi giorni, come vi avevo detto nel precedente video, vi farò qualche video ricettina, anche perché in questo momento sto cucinando veramente tantissimo, sto preparando cose nuove. In questo caso la nuova ricettina che vi farò in questi giorni sarà la pasta all'uovo, quindi la pasta fatta in casa all'uovo, per fare tagliatelle, per fare tortellini, per fare tortelloni, per fare, che so, ravioli, per fare lasagne, per fare tutto quello che vi pare. Insomma, faremo la pasta. Allora, vi faccio vedere una semplicissima ricetta, vi faccio vedere come si fa, e potete farla fare anche ai vostri figli, quindi vi potete far aiutare anche dai vostri figli, visto che in questo momento insomma bisogna trovare qualcosa da fare, quindi anche ai bambini potrebbe essere una cosa molto carina da fare insieme. Quindi prossimo video che vedrete nel mio canale sarà la ricetta della pasta all'uovo, quindi faremo insieme la pasta all'uovo per fare dei deliziosi tagliolini, tagliatelle, insomma vedremo un po' cosa fare. Quindi io vi aspetto. Ovviamente se non siete iscritti al mio canale, come vi ho detto prima, iscrivetevi, attivate la campanellina e seguitemi su Instagram, e quindi insomma sapete come fare. Ovviamente se mi volete lasciare un commentino, fatelo sotto la sezione commenti. Se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciatemi un like. E io niente, vi mando tanti bacioni virtuali, un abbraccio veramente grandissimo virtuale, ci vediamo prestissimo con tantissimi nuovi video. Ciao a tutti.